Sono 55 oggi gli anni tuoi e tutti noi amici che un gran bene ti vogliamo, un felicissimo compleanno ti auguriamo. Beh, e mo vediamo che sta qua. Ma di dove? Ma che cosa? Non è che è un accappatoio. Sicuramente un accappatoio. È la misura proprio costo, eh? È bello, è bello 54. Grazie. Tata! Tata! Gli orecchini! Ma che è questo? È un bracciale! È un bracciale! Ma non mi va! Lucio a dieta! È il mio primo bracciale! La puoi mettere la carina! È il mio primo bracciale! Ah, il corno! No, no, no! No, siccome L di 50 o di Lucio? Ma giusto, giusto! È proprio a stringere il corpo! Le manette vanno cambiate. No, ne faccio mettere un altro paio di palline. Di palline. La L, c'è di libellule, di Lucio. Di libellule. Grazie, grazie Nino. Facciamo grazie. Un applauso al nostro amico Lucio. Dobbiamo un attimo il discorso. Discorso. Io non a caso ho scritto 6 settembre, non ho scritto compleanno. Perché oggi anche mamma mia. Quindi no. Un applauso a Sant'Umberto anche. Auguri. Allora, io mi trovo discorso. Qui con, a questo punto con gli amici del mio cuore, gli amici del mio cuore, gli amici che mi accompagnano, la figlia del mio cuore, che se doveva andare a Bologna mi è voluta rimanere, qui è voluta rimanere proprio spontaneamente. Quindi ci sono gli amici del cuore. Questo non era proprio preventivato, perché ho detto a Germano finiremo tardi. Raffaella Rizzi la conoscete, che è lunga e non la finisce più. Questa volta è stata particolarmente proliscia. E quindi ho detto vabbè, uno sporcamus. Filippo lo sapeva, non si è detto niente. Filippo, Grande Filippo, tu sapevi, sei stato complice, quindi grazie. Ci sono gli amici del cuore, gli amici delle libellule, i Lions, non tutti ma solamente pochi eletti, quelli che sono vicini all'anima mia. E grazie a tutti e grazie veramente a questo nuovo amico nostro Umberto Postiglione, che abbiamo scoperto essere amico di Gioia, ma veramente amico nostro. Grazie Umberto. Aspetta. Il bracciale nuovo. Non riesco. Qualcuno mi aiuta. Ma non è che se qua spara come Carlo Mancino. Quelli di Carlo Mancino. Sì, sono un po' pericolosi. Non te l'aspettavi, eh? Grazie Germana. Grazie. Auguri. Facciamo sposare Rosaria, la bocca a Tombari!